C'è però da dire che lo Stato ha consentito il presentare di alcune liste di estrema destra, quindi problema, diciamo, a monte. Qui il mio posto riguarda un esposto, che non l'ho fatto con la carta bollata o con la letterina alla procura, faccio il sindaco, faccio il cittadino di questo paese e sono un ex magistrato. Quello riguarda un esposto alla procura della Repubblica. Io credo che i reati, in un paese in cui esiste l'obbligatorietà dell'azione penale ed è un reato perseguibile d'ufficio, va perseguito di chi ne è l'autore, e poi mi incomincerò a interrogare anche a chi rende possibile tutto questo. Questo è un altro tema interessante. Ecco perché io mi sono appellato al governo e al ministro dell'interno. Credo che questo sia un punto centrale di una grande battaglia democratica che si deve fare nel nostro paese. Il nostro è un paese dalle tante anime, dai tanti pensieri, non deve essere un paese conformista, guai a inculcare l'idea che qualcuno non possa manifestare. C'è solo un limite che non si può superare, quello del fascismo. Non lo dice Luigi De Magistris, lo dice la Costituzione repubblicana e lo dicono le leggi. Quindi c'è un limite che non può essere superato. Che questo limite ce l'hanno dato chi ha pagato sulla propria pelle che cos'è quel tipo di ideologia e quel tipo di dittatura. Spetta agli organi dello Stato intervenire e non fare un'operazione di ribaltone, cioè di mettere insieme antifascisti e fascisti. Una cosa sono gli antifascisti e una cosa sono i fascisti. E qua mi sembra che se no si scrivono un'altra volta le storie all'incontrario nel nostro paese. Ricordiamoci le parole di Pertini, che non fanno mai male ricordarle in un momento di deserto politico.